Noi abbiamo seguito fino al nel 2000, l'anno scorso un'utenza complessiva di circa 1.100-1.200 persone. Questo perché ci occupiamo appunto delle varie dipendenze, non soltanto la dipendenza classica, ma anche il gioco d'azzardo, quindi le dipendenze senza sostanze, l'alcol, il fumo. E per quanto riguarda la situazione a Terni, comunque rimane una situazione complessa, perché sono molte le persone, anche giovani, che arrivano a servizio con una tossicodipendenza cosiddette classiche, quindi da eroina, e anche adesso anche molte da cocaina che poi adesso sta cambiando l'uso, sta diventando estremamente diffuso anche l'uso della cocaina sotto forma di crack, che esiste dagli anni 80, però ultimamente ha preso una notevole diffusione, probabilmente per la riduzione dei costi, nel senso che la formulazione crack costa molto meno della formulazione che viene inalata normalmente, la formulazione classica, più le altre sostanze. Quindi noi chiaramente lavoriamo principalmente con le dipendenze patologiche, ma ci occupiamo anche della prevenzione. Cioè abbiamo un settore che si occupa dei giovani e abbiamo del personale che ha promosso un progetto, che è il progetto del Dipartimento delle Dipendenze, sui giovani, perché cercando di contattare i giovani quando inizia il disturbo, il disagio, prima ancora quindi si struttura una dipendenza. Perché l'obiettivo è riuscire a intervenire subito, prima si interviene, meno il rischio di cronicizzazione e anche con tutte le complicanze che poi ci sono. E in questa direzione va il progetto che viene presentato oggi? In questa direzione va il progetto che va presentato oggi, con il quale noi collaboriamo avendoci un ruolo tecnico ovviamente.